Dai, che siamo agli sgoccioli. Benvenuti all'ultima puntata dei Raccomandatissimi Show. Come l'ultima? È l'ultima? L'ultima, l'ultima. Volevo vedere se eri attento, perché te certo. Con tutti sti codi. La prima puntata dei Raccomandatissimi Show. Hai visto che pesa deportamento che mi ho messo su? No, ho ti messo? Vedo un po' rigido, sei rigido. Certo. Non è che puoi stare tutta la... Con rigido. Ho fatto il portamento, no? Vedi? Custo? Ho capito, però un po' più sciolto, non è che... No, perché quest'estate ho fatto le lesioni di portamento. Ho capito, adesso non è che... E la signorina che mi faceva le lesioni, ma di te è da stare sempre dritte, no? È da fare pose. Dritto, vedi? Però no, allora. Guarda che pezza di straccia di portamento che ho messo, guarda che roba. Guarda, se entro nella ragazzina manca st'inverno e ne so cosa faccio, guarda. Che ho speso un sacco di soldi in tutti sti corsi. Ho fatto tutto il portamento, la recitazione, ho fatto i corsi di dizione, di canto, di tutto. E sei... E se trovo una ragazzina, manca st'inverno, guarda, ti spacco tutto, ti spacco. A me? Certo. No, chi ti ha fatto i corsi, scusa, ma guarda. Poi... Ma tante, e vedi che pezza di camicina, come il suo? Ho visto, ma guarda che pezza di straccia di camicina, come il suo? Sta calmo, ma c'è un eccitamento. No, è perché c'è il portamento, no? Ho capito, ma non è che uno fa le posizioni, c'è il portamento, tu lo devi fare con nonchalance. La mano, te, la pupu già, da sì, perché no. La tieni la mano, da sta, vedi, da sì sta. Ma che sì, così. No, Cato. È loca. Questa è il portamento. Questa è la gallina, vedi? E se c'hai domani, tutte da sé. La gallina fa. Chi ti ha insegnato sto portamento? Una signorina che proprio guarda, è proprio elegante. Ho fatto 3 mesi di corsi, ho speso un macello di soldi. E poi anche dal barbiere, però. Hai visto? Ho visto, ma che look, guarda qui. Ha detto il barbiere, ha detto, fago una capigliatura da fighetto. Vedi? Da fighetto. Ho detto, allora vabbè, allora divento fighetto, almeno sperando di trovare una fidanzatina per stare, perché tanto, guarda che paese. Ho capito una cosa. Dai, su, e so un bel ragazzo. Ma una cosa. E so un bel ragazzo, guarda che roba. Però gli occhiali, non ci hai pensato agli occhiali. Gli occhiali, tanto, c'è un cazzo, i capelli, posso sistemare, ho fatto la messa in piega. Gli occhiali, no. Le lenti, ci sono. Ma tanto, c'è vengo dopo. Ho capito, ma le lenti. Le lenti, ma chi ce ne 3-4 delle lenti? Ma te le devi mettere dentro. Ce l'ho le lenti, a voi. Dentro le devi mettere le lenti. Guarda, che pezzo di portamento. Ma è insopportabile. Non puoi stare tutta la puntata rigido così, però. Salutiamo gli sponsor della trasmissione. Pasta fresca di Barbaresi Roberto, che è a Lucrezia, via Flaminia 256. Che mette in palio a chi indovina alle nostre... Chi indovina alle nostre? Ai nostri ascoltatori. Chi indovina ai nostri ascoltatori? Chi riuscirà a rispondere alle nostre domande? Mezzo chilo di tagliatelle e mezzo chilo di cappelletti, che però mi hanno consigliato di dirvi di ritirare il sabato oppure la domenica mattina, quindi non di andare adesso in settimana. Sabato o domenica? Sabato o domenica, ma mangio che no, cosa? E medagnè. Che cosa? No, seguite la prima. Visto. E anche salutiamo un altro sponsor, Le Bontà della Tavola a Calcinelli, dopo Lucrezia, via Manzoni 7, che mette in palio un cesto di prodotti. Vedi, ci sono marmellata, vino, biscotti, eccetera, 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 eccetera. Ma guarda che novità. Te iniziate la puntata e dite l'ultima, ma sei proprio stupida lui. Era uno scherzo, volevo vedere se eri attento. Sei proprio stupido, io pensavo di avere un compagno intelligente, invece è stupido come l'acqua, è stupido. Bene, cominciamo subito, prima telefonata, dai prima telefonata. O voglia spiegare il gioco? Non so se tutti voi... Io tanto ne capirò mai il gioco. Ma infatti mica lo spiego a te, lo spiego al pubblico. Certo. A te, Speranza. Certo. Sì. Potrei darti dei corsi se vuoi. No, già stati i corsi, ho fatto una mucchia. Se vuoi fai un corso, sì. Mi paghi, sono 1.000 euro. Ma te paghi? A me. Ma te sei proprio stupido allora. Se qui c'è... una ragazzina che mi fa il buttamento, ma che pagava lui. Se qui c'è un stupido, dopo vedremo. Prima telefonata, spieghiamo mentre lo facciamo il gioco. Questo, non è questo il telefono. E qual è? È questo qui, il telefono del nostro...
notaio. Ma io voglio rispondere, ma che io? Ma non si può rispondere lì, quello è il notaio. Ma il telefono è tutto d'oro. Ma quello è il telefono del notaio, ancora lo dobbiamo spiegare, nelle prossime puntate avremo modo se stasera... Pronto, notaio? Pronto? C'è il notaio? Pronto, notaio? Pronto? 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 Sì, pronto, chi parla? Sono Vicky. Ciao, Vicky, ma non è il notaio, è Vicky. No, 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 non è il notaio. Non sei il notaio? No, no. No, no. È Vicky, è quel che ha sbagliato l'undino? Ah! È vero, Vicky? Sì, sì. Ha sbagliato, por Vicky. Come va, Vicky, oggi? Va bene. Bene. Hai abbassato il volume della TV? L'ho abbassato. L'hai abbassato, bene. Perché sentiva un po' di... Oh. Vicky, stasera Mark Manke, stasera Da Vinci, perché l'altra volta è uscita Genji, va bene, eh? Vicky? Sì? Ci sei! Ok, no, perché ho unito... Era in forma, oggi... Oh, Vicky, pensavo che eri addormentato, ma no, parlavi... guardavo... Perché capita. Allora, Vicky, vediamo il nostro tabellone. Dai! E vediamo a chi ti raccomandi. Dai che giocam, Vicky! Ti puoi raccomandare, vedi, a un santo, a Sant'Onorè. Oppure... Io siccome... Sì? Lunedì ho preso il cavolo. Sì. Riprendo il cavolo. Bravo, Vicky! Mi raccomando. Bravo, Vicky! Non lo sappiamo noi quello che c'è dietro, perché... Vediamo. Squeeze! Squeeze! Bene, squeeze! Squeeze! È un gioco molto semplice, molto semplice. Si tratta di rispondere a una domanda. Adesso in sovrimpressione dalla regia vedrai la domanda. Scamarcio è un frutto andato a male, un aggettivo o un attore? Tu lo sai, aspetta a rispondere? Pensi di saperlo? No. Non lo sai. Vicky, su, guarda che è difficile. Te lo sai? No. Ora, guarda che non è difficile, non è difficile. Vabbè, lo vabbè, sai? Vabbè, cioè, dice prova. Allora, secondo te, scamarcio potrebbe essere un frutto andata male? Qua è scamarcio. Quello è scamarcio? Facciamo che è, ma c'è, perché viene va la linea, no? È Vicky che... È Vicky. No, è Vicky che si addormenta. E si addormenta. Allora, secondo te, io ti posso dire Riccardo Scamarcio. È un frutto andata male, un aggettivo o un attore? Vicky? Ci sei, Vicky? Sì. Beh, io direi un attore. E rispondi in modo... Corretto! Corretto! Bravo, Vicky! È un attore di successo. Film, cinema, fiction e tante altre cose. Un attore bravissimo, mai visto, mai sentito dire, però è un attore, ma Vicky. Come mai sentito dire? Scamarcio è famosissimo. Sentito dire. Ma lo conoscono tutti, mai Scamarcio. Visto proprio. Complimenti, perché hai vinto mezzo chilo di tagliatelle e mezzo chilo di cappelletti da ritirare sabato o domenica mattina. Ah, vedi? A Lucrezia, la pasta fresca di Barbaresi Roberto. E anche un cesto di marmellata, vino, biscotti biologici, vedi lì ci sono varie cose, offerto dalle Bontà della Tavola, che è a Calcinelli in via Manzoni 7. Ah, vedi? Hai capito? Grazie. Sei contento? Ti faccio tanti auguri per la trasmissione. Grazie! Grazie, tanti auguri anche a te! Sta bene, fai una bella tagliatellata! Tagliatellata! Ciao Vicky! Ciao, Vicky. Buona serata! Ciao! Grazie di aver partecipato. Vicky, ogni tanto... Ma sai quanti telefoni? Si addormentava, Vicky. Sai quanti telefoni? Vicky, allora, qua è un attore... capita, perché unque della sera è stufa, no? Aspetta. Della sera si stufa, si addormenta. Cos'era? È un frutto andato male? No, cos'è? Un aggettivo? Vabbè, tanto quando è la sera si stufa e si addormenta, su. Genesio, hai preso la Curent? No, questa è la... Ma concorrente, questa è la capigliatura da fighetto, E poi ce n'è un altro, qua ce n'è un altro. Genesio. Ma... Vu mamifiola. Sì. Vuoi mia figlia? Sì.
Sì, così. Io, guarda, io ne so, guarda, io ne so, manca chi sia, ma te dico subito, sì, sì. Aspetta, aspetta, che deve parlare con me. No, cosa te? Ma deve parlare con me. Ma me, ma che mi fiora. Scusa, allora, bisogna vedere. Cuccio, è il supervisore, cuccio. Bisogna vedere, scusa. Non è che ti vendi così? Qua è questa? Questa che... c'ho sempre una mazzetta, ah, no? Sì, perché tante, si raccomandatissimi. Ma si sa mai. Se ma si telefono a uno o c'è da fare, c'è da comprare qualcosa, eccetera. Ma scherzi, al giorno d'oggi tante vuoi avere una mazzetta dietro sempre? Si può capitare. Certo. Se vai dal benzinaio. Dammi un po' questa, questa. Ma vai. Ma questa te guido. È la mia quella. Ci fai un investimento. Ma che investimento? Sì, l'investimento. La mazzetta è per Genesio, apposta. Può sempre servire, no? Certo. Se vai a fare la spesa, quello ti fa passare avanti. Mi fai passare avanti, fa vedere. Mi fai passare avanti? Quello sì, tra. Che la mazzetta. Allora, che pezzo di mazzetta? Dopo l'avrei rivista, l'avrei. Allora, mi fai vedere sto portamento. Non è che portamento. È il portamento. Ho capito? È portamento. Oh, te fai la sfilata? Te fai la sfilata? Aspetta, hanno insegnato a camminare. No, ha detto fai la sfilata. Dove vai? Dove vai? Fai la sfilata, guarda. Guarda che pezzo di portamento. Ma che camminata è? Questo? Vedi che pezzo di portamento? Che camminata, ma sei lì. No, è l'eleganza, no? Vedi che pezzo d'eleganza che c'ho? Ma te mi sto vedendo. E tu vedi, t'appoggi al tavolino e poi te guardi dietro, vedi? Ma hai visto cosa c'hai dietro? Questa è proprio l'eleganza, questa è il purtamento, no? No, no questo, no questo. Ma hai visto cosa c'hai dietro? Hai visto cosa c'hai dietro? Perché cuccio dietro? Non hai visto cosa c'hai? Ma dietro in dove? dietro. Dietro in dove? Cosa in dove? Dietro in dove, cuccio dietro. Ma tanto dietro. Dietro non è davanti. No. Ho detto sopra. Ma adesso, ma come dici, cucciò dietro? Non ho detto sopra o sotto di fianco, perché ho detto cucciò dietro. Cucciò dietro, vedi che c'è il cartello dietro. Perché cucciò dietro? Ma no, sotto, dietro, qui c'è il cartello, c'hai, vedi che c'hai. Cucciò. Stupido. Stupido. E mi fai i giochini come alle elementari ancora, vabbè che fai la terza media. Ma... allora io adesso in vaga avanti, se vien fuori chi mi ha scritto stupido. Non sono stato io. Te si state? Ah, ma sai perché? Perché siccome non ci abbiamo i nomi, questo lo puoi mettere qui. Vedi? Allora chi è stata che mi ha scritto stupido dietro la schiena? Vedi questo, lo puoi mettere qui, così se per caso uno cambia adesso, capisce subito, vedi? Stupid. Ma stupida, sì. Stupido. Ma tanto adesso questi ragazzi chiamano da casa e quello è stupido. È stupido quello. Guarda, questa è stata la cristiana, quella che porta i messaggi, che mi ha scritto stupido dietro la schiena. Ma no, è quella che te da casa. Te mi sa che ti hanno venduto proprio la camicia col che ho scritto stupidi e l'ha venduta così. Tante, lui l'ha provata nel negozio, mica si è accorto. Gliel'ha impacchettata, l'ha messa a casa nell'armadio. Tanto sarà stato Marco Ferri che mi ha scritto stupidi dietro. Il direttore? Marco Ferri, ma scusa. Telefonata! Cristiana, sei stata te, sei stata! Telefonata, pronto? 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 Pronto, buonasera, ciao. Pronto. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Serenella. Oh, Serenella. Serenella, non fa la stupida stasera. Oh, Genesio, lo sai che sei molto bello con la nuova capigliatura? È vero, Serenella? Molto. Guarda, io ti ringrazio infinitamente. Guarda, ci sperava un non po'. Non sembri Serenella. Neanche tu. Qua secondo. Oh, Serenella, sembro fighetto? Sei molto bello, molto, molto. Hai visto che l'ho azzeccata? Anche al portamento. Allora, Serenella, guarda. Stanza e trovo una amorosa, una fidanzatina e allora... piano piano la trovi, vedrei. La trovo, Serenella, sì, sì, ho fatto la testina nuova, ho fatto la camicina nuova. Ci vuole la pazienza, un po' di tempo. È vero. Perché manca st'estate ho trovato una amorosina, ma una bagnina, mi toccava far finta da fugare. No, te conviene allora. E manco lo salvava, lui faceva finta da fugare e manco lo salvava. Ma ancora sei giovane, la trovi, dai, sei dai, stato giovane. Sperante, grazie Serenella. Te come fai bella de bello? Sarai? Io faccio la casalinga, faccio la nonna, faccio un po' di tutto. Beata Sere. Senz'altro. Senti Sere, ma dove stai? Dove abiti? Dove? A Lucrezia, Lucrezia. Lucrezia, qua se sta bella Lucrezia. Sì, molto, molto. Sì. Senti Serenella, sei mai stata raccomandatissima te in vita tua? Cosa? Sei mai stata raccomandatissima?
Sì, no. Qui no, non ho mai fatto la richiesta. È la prima volta. Vedo sempre, però non l'ho mai fatta la richiesta. Vabbè, te preoccupare, Serenella, adesso stasera giochi, sì. E sta sicura che vincerai, Serenella. Va bene. Serenella, vediamo il tabellone, a chi ti raccomandi? Vedi, la Raffaella Carrà. Raffaella Carrà. Raffaella vediamo Carrà. In fondo, in basso. Mamma, cosa vuol dire? Mimoma! Mimoma! Si tratta di... Mimoma! Può essere un mimo, può essere un labiale. In questo caso, questa sera, devi indovinare una parola. Non vi sento bene, non sento. Devi indovinare una parola. Ah, una parola? Una parola, sì, noi facciamo una cosa così, tipo... Freddo! Ecco, non è proprio freddo, brava. Però, mentre prima noi abbiamo lasciato, che cosa abbiamo lasciato? È caldo, che quindi era, prima era? Caldo! E quindi che stagione era? Estate! E invece adesso è? Arriva? È l'autunno, è un po' più freddo! E dopo quando è più freddo ancora? Ah, è l'inverno! Inverno! Brava Serenella! Una fesseria, peggio di questa! È vero, era proprio brutta! Ma questa era brutta! Chi l'ha scelta? Chi l'ha scelta questa cosa qui? Te! Io l'ho scelta! Lui l'ha scelta! Boh, l'ho scelta io, ma guarda niente, che... Niente. Non ci prendi niente se non ci fossi io che faccio un po' di portamento, ma chi Serenella? ho visto! Guarda. Se ci sei tu, ma lì... Guarda! Serenella! Sì! Tu sei anche di Lucrezia, lo sai che proprio esci di casa... Vai da Barbaresi Roberto a pasta fresca, sì, sabato. Sì, lo conosco bene Roberto, molto bravo. Hai visto? Sabato o domenica? Fanno da mangiare tutto buono. Bene. Tutto fatto in casa, con le mani. Bene. Perché prima ci ho lavorato anch'io tempo fa. Pensa un po', tanto lavorato. E lo so cosa fanno da mangiare, molto buono. Bene, e tu sabato, ripeto, o domenica mattina, puoi andare a ritirare mezzo chilo di tagliatelle e mezzo chilo di cappelletti. Va bene. Poi, prosegui. Vai a Calcinelli, sì. Le bontà della tavola che si trova in via Manzoni 7 ti offrono un cesto, questo che vedi in sovrimpressione. Va bene. Vai Serenella, vai, dai. Grazie, auguri per la trasmissione. Bene. Ah, guarda. È geniale la Serenella da Lucrezia, questo conto è che vinci subito. Oh, avvi tutti stasera, viste? Sta vincendo. Ma tanto perché noi diciamo durante in questo cartellone, vedete, aspetta, ci sono 9. Aspetta. Ma portamento è sempre quella, fai. Tanto è portamento, è con stai tutta ma no, portamento, sai, c'è così. Guarda. C'è così. Oddio, vedi, io posso esagerare perché dopo vieni capotto. Te fai sempre quella, fai. Te le fai difficili molto, però. Vabbè, io ho studiato, non è che le invento così. Stasetti, c'è qualcosa d'attualità, le notizie del giorno, come è successo io oggi? Io sono preoccupato per te, ecco la scuola. La scuola? Hai visto il telegiornale? Visto che macella sta scuola? Ecco, allora, te dove vai a scuola? Allora, io dove vado a scuola? Io voglio sapere dove vai a scuola, stanto che ancora l'ho capito. Ma stanno vai a scuola, dove stai andando? Allora io voglio dire una bella roba. Siccome è 40 anni che va a scuola, perché mi hanno bucciato a destra e manca. Fa la terza media, ancora. È lei che mi tocca tornare ai Galesi a fare l'asilo, perché ci ho messo 40 anni per arrivare in seconda media. Sì. Adesso mi fate cominciare da capo? Sì, perché se spostano, per esempio, la Padalino le mandano alla Gandiglio, la Gandiglio le mandano a Luigi Rossi, Luigi Rossi li mandano, che ne sai, dall'altra parte, te devi ricominciare da capo. Ma io non me la sento, te. Cominciare tutta la scuola un'altra volta. Anche perché non ti basta. Me basta, no, e muoio prima. Te quanti anni camperai ancora? Ne so, spero una mucchia, adesso che mi tocca a qui c'è tu che tante tamme bocce, tante si stufi, tante capisci niente, allora adesso da qui, sono arrivata alla terza media, sono sfritte, so. Te solamente di merende all'intervallo, hai calcolato quanto hai speso? Un bel po'. Le merende...
ma a me la roba più che mi piace di più della scuola è proprio la merenda. Ho da dire la verità. È proprio ciò che il momento la merenda a scuola, capite, sta proprio bene, mi rilasso, capite? E poi c'è un altro momento che ti piace anche, qual è? La campanella. La campanella, fuori, al lido. Bene, telefonata. Telefonata. Chi abbiamo in linea? Chi c'è? Pronto? Sono Paola. Paola. Ciao Paola. Ti amate la Paola. Paola, perché la conosci? No. Paola, da dove chiami? Si è addormentata. Da Fano, quale quartiere? Quartiere Poderino. Bello il Poderino. Bello? Bello un bel po'. Tutto il verde, gli alberi, i viali alberati. Il Poderino è una roba che... I fiori. È il Parioli. Sono mai state al Parioli a Roma? E il Poderino uguale a spiccicati denti. Come Parioli di Roma. Cosa Paola? Come quartiere Parioli di Roma. Sì, tanto è quella, no Paola? Stupido. È giusta? Come il quartiere Parioli di Roma, vedi? Sta senti Paola, secondo te, te posso fare una domandina Paola? Sì, dimmi tutto. Sta senti, secondo te, gli cuso, so stupid? No, intelligente, poi dai capelli così che hai... Hai visto Paola? Allora, senti, la Paola dice che io sono stupido. Allora, il nuovo taglio ha avuto un successo, un successo... Tam l'aveva detto il barbiere, a di te, e io t'ho da fare la capigliatura da fighetto, se no e imbatti un chiodo manca st'inverno. Allora, Paola le gioco tutte, capito? Da che barbiere ti dite? È una Sant'Orso, Maglio si chiama. E conosci Paola? L'indirizzo si può avere? Oddio, adesso è Marco l'indirizzo, a Sant'Orso comunque, te se chiedi De Maglio, e lo conosce tutti, ma Maglio. Arrivi a Sant'Orso, parcheggi, ed è dove è Maglio? E ti dice tutti, due Maglio, subito, sì. Il trovi subito. Allora il trovare, Paola, sì. Scusa Paola, puoi abbassare un po', mi dicono dalla regia, il volume della TV? Un po' il volume, perché sennò... Abbiamo dei disturbi. Bene. Tocca giocare. Prima di far vedere il tabellone, intanto vede. Nel tabellone, come vedete, ci sono 9 immagini. In 7 immagini ci sono dei giochi. In una immagine, se appare sei raccomandatissimo, vinci direttamente senza neanche giocare. Se invece c'è scritto no, hai talento, perdi direttamente. Perché sei talento. Talento Paola, vai. Se non sei raccomandato hai talento, ma non sei raccomandato. Dov'è? Se invece però te c'hai. Quella è la mia però? No, questa è la mia. Guarda, ma sai quant'è questo? È un bel po' questo. Un bel po'. Vediamo Paola, possiamo scegliere una delle 9 immagini e speriamo di vincere. Vai Paola. Allora scegliamo Aguzzi. Aguzzi, si raccomanda, Aguzzi. Voto Aguzzi. Brava Paola, quando sei sindaco, giusta. Chi l'ha? A seconda delle puntate può essere chi l'ha detto? Chi l'ha fatto? Chi l'ha scritto? Chi l'ha magnato? No, chi l'ha magnato? L'hai magnato te? Il panin che c'aveva lì dietro il camerino, te l'hai magnato? Chi l'ha magnato? È scomparso il panino. È scomparso il panino. Chi l'ha magnato il panino? Chi l'ha magnato non c'è, chi l'ha magnato c'era, però volendo. Chi mi ha messo stupid dietro la schiena? Chi l'ha messo? Chi l'ha messo? E il cartello dietro la schiena? La miss, vedi, c'è sempre le donne dietro la testa, vedi? La miss. È certo. E invece oggi è? Mercoledì. Vediamo un po'. Non c'è il sovrimpressione. Chi l'ha scritto? Chi l'ha scritto? Il Decamerone. Tu sai che cos'è il Decamerone? Lo sai? Il Boccaccio. L'ha detta, vedi? Chi l'ha scritto? Il Boccaccio! Brava Paola! Vedi, queste domande! Brava Paola! Io l'avrei mai saputa! Questo era sicuro! Brava Paola! Anche perché sono il Boccaccio! Sono più brava di te, sono più brava!
Cosa? Sono più brava di te. E a voglia Paola, mucchia più brava. Anche perché lui ha fatto solo 5 anni di elementari e 3 anni di medie. Sì. Per 20 volte, però, sì. Dato il boccaccio... Adesso Paola, spera anche me farla cominciare, perché è lunga, se no è... Brava! È una bella tiritera. Complimenti, hai vinto un mezzo chilo di tagliatelle e mezzo chilo di cappelletti offerti da Pasta Fresca in via Flaminia 256 a Lucrezia, che puoi ritirare il sabato o la domenica mattina. E offerta dalle bontà della tavola, un premio, come premio un cesto di prodotti che puoi ritirare a Calcinelli in via Manzoni 7. Sei contenta? Grazie, molto grazie a voi e agli sponsor. Grazie a te per aver partecipato, bravissima. Grazie. Ciao Paoletta. Buonasera. Che cosa? Ciao bacio, ciao Paola. Che cos'è? Che cos'è il Decamerone? Che cos'è? Ne so. Non lo sai? No, io. Che cos'è? L'ho mai sentita dire. È come Scalogno, quel di prima. Ma che Scalogno? Non l'aveva mai sentita. Ma proprio. Scalogno è la cipolla, quella era Scamarcio. Ah. Che Scalogno? È Scalogno. Te Scalogno. Te Scalogni. Te Scalogno. To. No, te. Te. No, te. Te di più. Te. No, te di te più. Te Scalogno. No, no, te di più te, te di che. Te porti Scalogno e porti. Te Scamarcio. No, te. Te. Te Scamarcio. Oh, e qui c'è anche aver cominciato te a fare le trasmissioni da si già metrati. Te Scamarcio. Te Scamarcio Scalogno. Oh, ancora? E Boccaccio, è una raccolta di novelle che Boccaccio, sì, vabbè, dai, cosa manco siamo a dirlo, ma... Telefonata, quarta telefonata. Chi è il notaio? Pronto? No, non è quello lì. C'ho da fare un atto da matto c'ho da fare. Un atto di vendita, non c'è niente da vendere te? No, no, il cuvende. Da comprare c'hai una lira, cosa no, compri? Ho comprato la camicina, già mi ha costato una mucchia. Ah, quanto l'hai pagato? 12 euro. 12 euro? Beh, perché? Dal barbiere quanto hai speso? 5 euro da maglio. Come 5 euro? 5 euro. Porca ma sai come ha fatto? Mi ha buttato la testa in giù, ha molto ho tirato su e basta. Però ragazzi. 17 euro. Ho fatto il look, guarda che peso di fighetto. No, guarda. Ma guardi il teschermo, ma lì dico, oh, sì, proprio un bel paese dei ragazzoni. Fa primo piano, guarda lì. Guarda. Ma te è inutile che metti la camicia e aggiusti i capelli, ma tanto la vista... La vista? Te le lenti, le chi l'ha vista? Chi l'ha vista? Ah, te lo sicuro. Io l'ho vista, C'è qualcuno in linea? Quello. Sì. Ecco, vedi che c'è qualcuno in linea. Chi c'è? Sono Manuela. Manuela, ma dove eri? T'avevi sentito che arrivavi? Stavo sentendo voi che parlavate. Perché non sei stupidi, vera Manuela? No. Te sei stupido. Abbassa anche tu il televisore. Vedi, te l'ho detto, è mio marito. Guarda che il tuo marito, Manuela, guarda. È perché sono sposata, perché sennò, guarda. C'ha un carattere, Manuela. Ma guarda, che è tremendo. È tremendo, c'ha ste carattere, è sempre malicanza alla tele. Ah, state tranquilli, è assurdo. È vero, Manuela? Come si chiama tuo marito, Manuela? Non ho capito, non ti sento. Come si chiama tuo marito? Fiorenzo? Come Fiorenzo. Si chiama tuo marito? Perché te hai fatto dizione, ma dove l'hai fatta dizione? Come si chiama tuo marito? Fiorenzo. Fiorenzo. E lavora in comune. Lavora in comune, Fiorenzo? Sì. Senti, Manuela, sì. Mo tu state, sa Fiorenzo? Come? Non ti sento bene, aspetta. Dove state? Dove abitate a Fano? A Cucurano. Cucurano, quanta bella Cucurano. Hai visto? Te l'hai vista? No, io non l'ho vista. Però Mandic ha fatto un grattacielo da 8.000 piani a... No, a Cucurano. Ha fatto un grattacielo? È vera, Manuela? No, non è vera. Io sono una palazzina di 5 appartamenti, piccolina. Allora in Chovisbeg, chissà chi era. Chissà chi ho visto, Manuela. Che vai a mettere le lenti, come ha detto lui, le lenti a contatto, è meglio. Ma te devi sapere che questa è una lente, ma è formata da 5 lenti. Te capisci se... che non si vedono. Se metto le lenti a contatto, e dopo peggio... Se lui mette le lenti, gli diventano gli occhi così. Sì. No, ma adesso con le cose moderne che ci sono piccolissime, non si vedono. Può apparire più bello e trova la fidanzata. Toccherà provarci, Manuela. Prova, ma te dici look, perché te dici, Manuela, sa ste portamento nuovo che ho creato, sa ste look un po', capito? E te dici portamento... sì, levando gli occhiali forse con le lenti sarebbe meglio. Vedi? Te dici che è meglio. Vedi? Sì. Mi sa che è venuta anche l'orecchia sventola da quando
spenderesti anche di meno mettendo le lenti, che tutti i corsi che vuoi fare. Io c'ho l'impressione, Manuela, che il barbiere è Maglio, che mi ha cambiato la testa, ma fa neanche le orecchie sventola. No, guarda, è l'unica roba che non c'hai, sono le orecchie sventola. No, va bene così. Oh, va là! Voilà, meno male. Allora, facciamo un po', un, due, tre. Voilà, almeno le orecchie e una sventola, voilà, meno male. Non ce n'è una che vabbè, però le orecchie... Era apposta, si sente, sono dritte, sì, poi... ancora. Bene, bene. Bene, 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 possiamo giocare... Con Manuela. Con Manuela, vediamo il tabellone, il nostro tabellone, tu sei... La torta. Ah, ma il marito lavora in comune. Allora, Manuela, sei raccomandatissima. Togliamo il tabellone. Ha scelto mia figlia. Cosa? Mia figlia ha scelto la torta. La Fiona ha scelto la torta. La torta, è giusta. Che si chiama Giorgia, perché non lo vuol dire che si vergogna. Giorgia? Ciao Giorgia, non ti vergognare, che tanto siamo stupidi duri siamo. Senti, tuo marito è raccomandato. No, è normale. Ah, come normale? È normale, è raccomandato. È me che parla il notaio? Chiediamo un po' al notaio. Notaio, vediamo cosa dice il notaio. Cudice il notaio? Non c'è. Tanto è chiusa, è le 9:30, ma è chiusa. Che ora chiami il notaio a quest'ora? Il notaio, cioè ci avrebbe di scura se te il notaio a quest'ora. Vediamo il tabellone, no, perché c'è, adesso come mica che non c'è. Ah, senti la torta, Manuela. La torta, vediamo un po', aspetta. Abbiamo perso, guarda. No! Vai, Giorgio, hai vinto! Sei raccomandato! Brava Manuela! Sei raccomandatissima, Manuela! No, io ho vinto perché l'ha scelto mia figlia, ma lei si vergogna di parlare, allora fanno parlare Giorgia. A me. Hai visto Giorgia? Brava Giorgia, che classe fai? Fa la quinta Luigi Rossi. Due classi sotto a me. Però scusa, è un po' più brava. Dici, sì. Guarda che... Speram, Manuela, speram, perché io è un macello. Anche noi speriamo, perché i soldi ne abbiamo pochi, allora... Giorgia, lo sai che fra un paio d'anni ti trovi Genesio in classe, tanto lui lo bocciano sempre. Lei ha detto di no. Sì, Giorgia, ci mascola insieme, compagni di banco. Siamo in ritardo, dobbiamo stringere. Ferma, Manuela. Parla con Giorgia, perché dovete indovinare, essendo l'ultima chiamata della sera, della puntata, quanto pesano i raccomandatissimi. Il peso mio, di Genesio, di Rosa e di Daniele. Il peso dei raccomandatissimi totale, quanto è? Si vince un biglietto, due biglietti per il San Costanzo Show, il prossimo spettacolo che sarà a dicembre. 350. Quanto? 3,50. Non è 3,50. Però Però hai vinto mezzo chilo di tagliatelle, mezzo chilo di cappelletti offerti da Pasta Fresca di Barbaresi Roberto, da ritirare sabato o domenica mattina a Lucrezia in via Flaminia 256. Poi anche offerto dalle bontà della tavola un cesto di prodotti che puoi ritirare a Calcinelli in via Manzoni 7. Bene. Noi siamo... Ringrazio. Grazie a te. Ti ringrazio tanto, grazie. Ciao buonasera. Manuela, ciao Giorgia. Ciao Fiorenzo. Fiorenzo, con quel carattere, mi raccomando. Noi vi salutiamo. È finita. Ci vediamo venerdì, vengono qui Rosa e Daniele, noi siamo alla Bella Vita, venite, prenotate alla Bella Vita, prenotate per partecipare qui in orario di ufficio a I Raccomandatissimi. E noi ci vediamo lundì, ma chi è? Noi torniamo lunedì. E c'è una sorpresona lundì, guarda. Guardatela tutti, lundì c'è una sorpresa.